Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova partita dove si andrà ad affrontare Milan-Napoli al San Siro. Sabato guardiamo qua la grandezza di Donnarumma in confronto a Insigne, che sembra Donnarumma sul bel padre, Insigne il figlio. Contropiede Mertens, va di fisico Mertens, passaggio per Hamsik, vediamo cosa riesce a creare. Buon controllo del Napoli che si sposta sulla sinistra. Gulam, Locatelli ad attaccarlo. Passaggio per Insigne che difende palla contro due, Locatelli lo attacca, Hamsik, anche se si sposta, prova il destro a rete! Gol di Hamsik, incredibile! Che gol ha fatto Hamsik? Che gol ha fatto? Se la sposta sulla destra, tiro, ne è andato benissimo, passaggio per Hamsik che se la sposta direttamente, prova il tiro, Donnarumma qua non ci può arrivare ovviamente alla rete. Vediamo se il Milan riesce a contrattaccare. Comunque abbiamo visto un gol in 4 minuti, quindi il Milan dovrà darsi da fare, mostrare qualcosa di pericoloso. Kučka prova il cross in mezzo per Bonaventura, però viene anticipato. Hamsik, un tiro, un gol, fantastico veramente. Rivediamo questo perché merita questo gol veramente. Romagnoli non può farci nulla. Cross in mezzo, Niang, va di fisico, Bacca, prova al sinistro! No, Reina, ottimo, ottima parata di Reina. Sposta Suso, Suso sulla sinistra, prova in mezzo, passaggio per Bonaventura che però non riesce a concludere. Non riesce a creare nessuno, ripartenza del Napoli, ripartenza dall'altro lato. L'ha visto un po' tardi però, incredibile Insigne, mamma mia. Napoli come giocatori è superiore al Milan come qualità di giocatori. Abbiamo potuto vedere qua Hamsik che ha fatto una conclusione fantastica. Bacca, deve vedere il movimento, un po' tardi l'ha visto. Ottimo passaggio per Niang, deve fare un uno contro uno che se lo smarca. Niang attacca la porta, passaggio letto. Al posto di tirare ha provato a essere altruista, ma questo altruismo non è stato utile. Locatelli! Vediamo cosa riesce a creare Bacca, passaggio per Suso, che vediamo cosa fa. Ottimo nei suoi cross, invece se la sposta, difende palla, doveva passarlo. Non ha concluso nulla praticamente. Riprende Kučka, abate di nuovo. Abate da solo. Non può provare il tiro, appunto. Murato comunque, incredibile. Passaggio di Abate, non dice il fuorigioco, nulla. Abate difende palla, un po' male però. Gol palla perenne del Milan che è in attacco. Il Napoli ha fatto un'azione, due azioni e un gol. Quindi ha concluso molto, molto meglio. Qua riparte subito. Insigne non lo ferma più nessuno. Gulam sull'altra fascia contro Donnarumma. 2-0. Vedere qua. Gulam da solo contro il portiere, Donnarumma uno contro uno e Donnarumma ovviamente non ci può fare nulla. Mi sa che questa partita sarà veramente a senso unico, o il Milan fa veramente dei miracoli e riesce almeno a pareggiarla, oppure la vittoria la vedo veramente, ma veramente dura. Non è mai detto, però essendo FIFA e non essendo un gioco, la grinta la vediamo un po' di meno. Abate, prova il cross in mezzo, bruttissimo questo cross, veramente. Napoli ora può dominare la partita, nel senso essendo 2-0 può calmarsi, andare tranquillo, qua Caglion, ma la difesa del Milan è scomparsa, Caglion si sposta, prova il tiro, l'ennesimo tiro, praticamente non c'è, è scomparsa, e qua il Napoli entra, tira come se nulla fosse, prova una grande occasione, anche su Gulam, che praticamente dovevano andare prima a chiuderlo, ma l'hanno lasciato libero di andare. Oh, la partenza di Suso, Locatelli non riesce a toccare palla, passa la prima un po' troppo tardi. Per Bacca! Che gol ha fatto! Riaperta la partita all'ultimo! Che gol ha fatto Bacca! Ma come l'ha tirata! Presa di netto l'alzata, tiro e rete. Qua Locatelli fa la finta, se la sposta. Poteva passarlo benissimo, invece l'ha passata Bacca che l'ha alzata, prova subito il tiro, angolato. Reina non può farci nulla ovviamente. Si è riaperta la partita. Qua abbiamo potuto vedere ovviamente, come ho detto, già analizzando la partita, il possesso palla è nettamente del Milan, sfruttamento occasioni del Napoli, ragazzi ha fatto tre tiri e due tiri in porta, i due tiri in porta sono andati in porta proprio, cioè sono andati a rete, mentre se riparte subito Niang, prova ad andare in velocità Niang, potrebbe fermarsi il gioco in quanto Mertens atterra, nulla. Ragazzi, come passa? Lei passa, corre, il Milan lo fa passare, cioè è incredibile. Sembra in autostrada che c'ha il telepass e entrano così, uno alza la sbarra e passa tranquillamente. Mertens, vediamo cosa riesce a creare. Sempre il Napoli domina, guardate come gioca bene. Ottima ripresa di Romagnoli che parte il contropiede per Suso. Suso che prova ad andare in velocità con Koulibaly. Mamma mia Koulibaly, che intervento che ha fatto, pulito, onesto e bruttissimo questo attacco di Alan, alquanto inutile possiamo dire.
proprio attaccando. Ora il Napoli sta diventando cattivo nel secondo tempo, ha cominciato praticamente a chiudere con un gran pressing, un gran attacchi il Milan, che non può fare. Mertens sempre controllo di palle, Mertens, guardate come passa, ha provato anche il tiro, ma Romagnoli l'ha fermato senza problemi. De Sciglio contro tutti, la nuova stagione. Bene, qua passaggio filtrante nei confronti di Gesù Gondà, che riprende per Bacca, deve vedere il movimento, non l'ha visto, doveva passarlo molto ma molto prima, ragazzi. Ovviamente, sicuramente un giallo. È andato sui piedi. Fare il taglio ad Abate, dovete fare il taglio come si deve ad Abate. La De Paletta qua è intervenuto praticamente sul piede, la palla è rimasta lì, cioè. Farli recuperare. No, non sono riuscito a emozionarmi perché mi ha colto veramente, ma veramente di sprovvista questo tiro. Guardate cosa ha fatto con i balì di testa. Donnarumma praticamente spiazzato. Non sa dove abbia visto la palla. Prato, Diarra, passaggio per Mertens in velocità. Mertens contro Donnarumma. Però va Romagnoli. Donnarumma parato. Il posto, De Sciglio l'ha tenuto più sulla destra, così da chiudergli l'angolo di tiro. E Donnarumma ha resistito alla botta. Napoli vuole portarsi a casa questa vittoria. Lo vuole proprio. Prende subito Zielinski. Zielinski, grandissima paletta che lo blocca. Ondaj sbucato dal nulla. Ondaj contro Reina. Ripartenza fulminea da parte del Milan, che ha provato ad attaccare in 2 secondi con questo filtrante alto. Tanto Callejon contro Abate. Romagnoli lo stende Callejon, non lo blocca, lo stende proprio. Ondaj fa un miracolo. O in questo momento, intanto possiamo vedere le statistiche tra Romagnoli e Koulibaly, i difensori che hanno avuto più importanza, possiamo dire, in questa partita. Vediamo subito se riesce a ripartire. Se riparte indietro non si fa nulla. Bonaventura prova ad andare in attacco. Bonaventura, Diarra subito fermato, vuole far finire questa partita. Ci sarebbe il movimento filtrante da parte di Insigne, anche se l'ha visto un po' tardi, sempre Insigne, attacca contro Sosa, ma la partita è finita. 2-1 per il Napoli, ragazzi. Fischio finale. 2-1 per il Napoli. Il Milan non ha potuto farci niente e qua abbiamo visto la conclusione veramente anche un po' triste da parte del Milan, che voleva rimanere nei piani alti e con questa partita si fa raggiungere dalle altre squadre. Meglio il Napoli. Secondo tempo abbiamo visto il primo tempo. Praticamente dominio del Milan, anche se il Napoli ha sfruttato due importantissime, cioè veramente ha sfruttato due occasioni d'oro. Ha sfruttato due occasioni e le ha fatte diventare oro praticamente. Con Hamsik e Gulam. La difesa del Milan non c'era, proprio era scomparsa dalla terra. Precisione dei tiri. Il Milan non ha più fatto tiri dal primo tempo. Il primo tempo il Milan non ha più fatto tiri, mentre il Napoli si è fatto un po' vedere molto ma molto di più. Perciò dei passaggi, tutti e due sono stati molto precisi nei passaggi. Qua possiamo vedere il miglior giocatore, Bacca ovviamente, che ha segnato. Suso ha giocato molto bene. Ondaj a me non è piaciuto in quanto ha sbagliato molte cose. Locatelli io non l'ho visto così tanto, anche se qua dicono che è un 7.2. Niang 6. Meritava molto di più di Ondaj. Ondaj ha fatto molti errori. Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio. Perché De Sciglio centrocampista centrale, difensore centrale, Romagnoli non ho capito bene questa mossa. Abate è un terzino, è un esterno sinistro, questo mi sfugge ancora. E comunque la valutazione è stato Cucco, ovviamente ha giocato molto bene, 7.1 meritatissimo. Donnarumma ha fatto il suo, Romagnoli migliore della partita. Qua invece il Napoli, Gulam bravissimo, Koulibaly fantastico, ovviamente tutti i voti oltre il 6,5 tranne per Zielinski, che è entrato, anche se io l'avrei dato un po' di più perché ha provato a fare un'azione, e il Kaduri così così. Diarra 6,7, ovviamente Mertens meritava un po' di più, ha giocato molto bene. Insigne ha giocato molto bene. Hamsik 7,5, meritatissimo anche un po' di più. Questo è stato Milan-Napoli, che è finita 2-1. Secondo voi finirà veramente così? Quindi ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e Ignazio Abate, esterno sinistro. Questo io non l'ho capito. Ciao!